L'amministrazione tutta, il consiglio tutto, quindi c'è anche la presenza del consigliere giudice che amministriamo e rappresentiamo tutti. Io sono vaccinato, ma rappresento anche chi la pensa diversamente da me. Gli atti istituzionali che abbiamo posto in essere lo dimostrano, perché da quando è uscita la disposizione nazionale abbiamo interloquito con l'assessorato ai trasporti, che poi ci ha rimbalzato all'assessorato alla sanità, abbiamo contattato il sottosegretario al ministro della sanità. Questo perché? Perché noi abbiamo una peculiarità che non può non essere tenuta in considerazione, il fatto che siamo isola nell'isola. E allora noi non chiediamo privilegi, chiediamo semplicemente di essere trattati come tutti i cittadini della nostra nazione. Voglio fare un esempio, magari scolastico, semplice, però efficace. Se un cittadino di Genova ha bisogno di spostarsi, non utilizza un mezzo pubblico, prende la macchina e va a Milano. Allora noi chiediamo questa stessa possibilità, di essere trattati come tutti gli altri. Però piuttosto che un intervento, io vorrei che fosse un invito. Un invito non soltanto rivolto a voi, ma a tutta la città. Un invito al rispetto, perché possiamo legittimamente pensarla diversamente, ma questo non autorizza nessuno, né me, né voi, né chi ha ritenuto opportuno vaccinarsi, a offendere, a denigrare, a soggiogare, ecco, questo discriminare. Questo è quello che voglio chiedere. Voglio chiedere, protestiamo legittimamente, ma manteniamo nella nostra città la serenità. Perché se non manteniamo il rispetto, non siamo poi così diversi da chi pensiamo che ci ha privato dei nostri diritti. Grazie. Buongiorno a tutti. Un saluto alla città e un saluto e un ringraziamento personale al nostro sindaco. Dopo un discorso del genere, io posso proseguire sulla stessa linea. Parto dal concetto di libertà umana, uno dei massimi fondamenti che identificano ogni uomo sulla faccia della terra, quindi non solo qui all'isola della Maddalena. Il discorso è molto più vasto. Quello che dice la Carta Costituzionale è un sistema di rispetto nei confronti dell'uomo stesso. La Maddalena è un'isola, noi non prendiamo un pullman, come qualcuno ha detto, i traghetti illo tempore, qualche politico che venne qua in campagna elettorale disse che i traghetti sarebbero diventati pullman per lo spostamento, pullman su acqua addirittura. Ma qui c'è una continuità territoriale schiaffeggiata, soprattutto perché questa è un'isola, c'è poco da discutere. Non si può ghettizzare la gente. Il sindaco ben ha detto, il discorso non riguarda vaccinati e non vaccinati, riguarda tutta la città, perché è impossibile pensare o comunque immaginare di lasciare la gente qui alla Maddalena, là a Palau, con tutto il disagio che ne comporta, un disagio fortemente sociale, lavorativo, commerciale, ma soprattutto umano. Che cosa è successo psicologicamente in questa situazione veramente, direi, quasi, e non mi vergogno a dirlo, ma l'accento diabolica, perché è un progetto che vede, quando si vede la lesione umana, una persona intelligente si fa una domanda e si dà anche la risposta. È successa una cosa gravissima: i rapporti interpersonali sono stati praticamente spezzati nelle famiglie, nei posti di lavoro, nelle nicchie di amicizie. Questa è una cosa molto grave, questa fa soffrire. Guardate in faccia la gente, guardatela, ha un'aria di tristezza, ha una forma di indietreggiamento, addirittura può convertirsi in una fase di aggressività. Il rispetto umano prima di tutto. Il sindaco si è adoperato, e su questo io ci metto la mano sul fuoco, perché essendo consigliere di opposizione, essendo figura istituzionale, il sindaco si è battuto perché effettivamente qua qualcosa cambiasse nella vita,
dell'individuo stesso, Maddalenino. Lo slogan dice: isolati sì, isolati mai. Hanno ragione, abbiamo ragione. Il concetto lo deve fermentare, metabolizzare e poi portarlo in applicazione chi in questo momento può fare la voce grossa. E qui il discorso diventa sociopolitico, perché non pretendo un copia incolla, come ho detto in consiglio comunale, ma il nostro governatore in questo momento, io mi chiedo, dov'è? Qui abbiamo il nostro sindaco che mette la faccia, viene qui, ti fa un discorso corretto, onesto, giusto, e vi fa capire che vi è a fianco. Il governatore, così come c'è stato un governatore della Sicilia che è andato contro un sistema di governo, ma ha dato la possibilità alla sua gente di andare e tornare, noi chi siamo? Figli di Dio, di un Dio minore? Assolutamente che no, siamo esseri umani. Per cui l'invito mio, che è affiancato a quello del sindaco, è: signori, non entriamo in un progetto farraginoso, quello di mettere gli uni contro gli altri. Non portiamo disprezzo a chi come me si può essere vaccinata, a chi come lei non è vaccinata, a chi come quella pianta non so com'è. Il rispetto, non perdiamo di vista quello che è un sistema che ci mette gli uni contro gli altri. Il mio appello in questo momento va a chi ha il potere di legiferare, anziché in maniera restrittiva, in ossequio alla norma governativa, un sistema che possa, governativo, legiferativo, poter dare la possibilità a questi esseri umani, e sono alla Maddalena, quindi siamo noi, di poter passare dall'altra parte. Anche perché, signori, bisogna stare attenti, la norma restrittiva che vede il passaggio a Palau scontra con quella che è la legge sulla privacy, la quale legge sulla privacy entra in campo penale. Io non posso dirti per quale motivo devo muovermi per andare dall'altra parte, perché le impegnative non si presentano a nessuno. Quando uno è ammalato non ti deve far vedere che deve andare a fare un intervento chirurgico, magari al basso livello. Scusate, io parlo come mangio, perché così mi capite tutti. Bisogna che si passi dall'altra parte serenamente, così come è avvenuto sempre nella storia di questa città e nella storia di altri posti. È giusto avere la libertà, perché un essere umano non gli dai da mangiare e va bene, si arrangia. Un essere umano non gli dai da vestire, si arrangia. Se tu ad un essere umano gli tocchi la libertà, che è sancita da Dio, io sono un cattolico, è sancita da Dio, da un essere supremo, ci ha lasciato il libero arbitrio in bene e in male, allora chi è questa persona, perché non mi va neanche di definirla, così potente da togliere la libertà agli esseri umani? Chi è? Siamo noi che non dobbiamo consentire. E questo è il messaggio che deve passare. Noi nel rispetto e non nell'insurrezione, perché le insurrezioni non fanno bene, le guerre non fanno bene, non portano a niente. Nel rispetto canonico di se stessi verso gli altri anche, manteniamo questa rotta, che è la difesa dei diritti di tutti a livello umano, a livello di terra, non solo alla Maddalena ma in tutti i posti. Cioè che questa nicchia di rappresentanza, perché la città non è una metropoli, sia di insegnamento anche ad altri, sempre nel rispetto di se stessi verso gli altri. Questo è un momento molto delicato, perché siamo molto abbattuti, lo siamo tutti, siamo rattristati,
E quello che a me fa molto male, è che anche a livello sociale, soprattutto a livello sociale, a livello anche di amici, ci sia una iattura, non ci si guarda più con quell'aria che noi avevamo 3 anni fa dietro l'angolo. Chi mai avrebbe immaginato una cosa del genere? Non cadiamo in questo errore, non guardiamoci in cagnesco, non chiediamo all'altro con quale diritto io vado a chiedere ad un amico, ma tu, puntando il dito, ti sei vaccinato? Non è questione di vaccino, ragazzi, è questione di rispetto, perché uno deve avere la libertà di pensare e agire come ritiene opportuno, ma è legato alla persona, è un diritto fondamentale. Non dimentichiamo, la libertà è sacrosanta e nessuno la può toccare. Non offendiamoci, rimaniamo sereni, rimaniamo in confronto, rispettiamoci, perché quello è il punto nodale. Non mettiamoci gli uni contro gli altri. Io ringrazio personalmente, lo dico a chiusura di discorso, il sindaco che fa lo stesso mio ragionamento, l'ha fatto.